Andiamo da Paolo Renzetti. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, un saluto a te, ai nostri telespettatori, un ringraziamento particolare al magnifico rettore dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, il professor Sergio Caputi. Grazie. Grazie, grazie a voi e buongiorno a tutti. Siamo nella splendida sala consiliare dell'Università, della sede di Chieti dell'Università D'Annunzio, università rettore che sta lavorando, sta cercando di lavorare con regolarità in questa che è una vera e propria emergenza che riguarda tutto il paese. Ormai siamo quasi al terzo mese, ovviamente avete attivato lezioni a distanza e tanto altro. Come prosegue il vostro lavoro? Ma prosegue bene, assolutamente. L'emergenza da questo punto di vista nella quale ci siamo trovati c'era, c'è stata 2 mesi fa, insomma, quando ci siamo trovati a dover erogare tutta la didattica online, ma in 2 settimane abbiamo completato il nostro programma, l'abbiamo messo a punto e stiamo andando avanti così. Naturalmente, adesso è il momento di far ripartire la macchina. Tant'è che stiamo facendo rientrare pian piano i docenti, i ricercatori nei laboratori e il personale tecnico amministrativo che attualmente è al 98% in smart working, ma gradualmente faremo ritornare in presenza almeno di una unità per ogni ufficio anche il personale tecnico amministrativo. Poi toccherà agli studenti, ovviamente, fino a luglio rimarremo in modalità, tra virgolette, telematica, anche se la nostra è errato chiamarla telematica, noi non siamo diventati un'università telematica, noi facciamo teledidattica, non registriamo le lezioni, le facciamo in diretta e in presenza dello studente con gli interventi che lo studente può fare. Quindi tutto sommato questo ci pone in una grossa differenza tra noi e le università telematiche. Rettore, state portando avanti un grande lavoro perché ricordiamo che l'Università d'Annunzio ha oltre 25.000 studenti, se poi aggiungiamo i dipendenti, i collaboratori, insomma, arriviamo a numeri davvero molto grandi. Sì, certo, no, no, ma il lavoro si è fatto e si è fatto bene. Adesso toccherà la parte più numerosa, che sono gli studenti, ai quali io tengo veramente tanto, di operare un graduale rientro. Io spero, al di là dei numeri dei contagi, di poter far tornare gli studenti almeno in presenza prima per gli esami, e di profitto ovviamente, poi per le tesi di laurea, sempre scaglionandoli, e poi piano piano rimanere in modalità mista a seconda di quello che capiterà dopo l'estate, insomma. Perché per determinare quanti contagiati ci sono bisogna fare i tamponi, altrimenti se non si fa nemmeno un tampone in giro è chiaro che i contagiati risultano essere zero. E quindi tutto sommato noi in questo stiamo anche lavorando, ecco. Possiamo dare una data, seppur diciamo ipotetica, sul rientro graduale, seppur graduale, degli studenti nell'università, in università per quanto concerne gli esami, appunto? Ma guardi, se non dovesse capitare nulla di grave, per settembre assolutamente gli studenti io vorrei farli riniziare a rientrare. Lei prima parlava qualche istante fa anche dell'aspetto sanitario di questa emergenza coronavirus. L'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara ha una delle più grandi facoltà di medicina nel nostro paese, c'è il Policlinico Universitario, voi lavorate ovviamente anche con l'Ospedale Santissima Annunziata, avete anche un occhio vigile su quello che è accaduto e su quello che sta accadendo. Ma sì, noi abbiamo iniziato subito a cercare di dare una mano all'inizio dell'emergenza, con i nostri centri di ricerca abbiamo attivato, richiesto le autorizzazioni, attivato un laboratorio che esamina i tamponi del coronavirus, e oggi abbiamo triplicato con macchine nuove questa possibilità e oltre a fare il servizio per la ASL, martedì porterò una proposta, in seguito a delle richieste che
arrivano dal territorio, in particolare da Confindustria, per fare tamponi anche sul territorio e sulle aziende che richiedono questo tipo di esame. Anche alla luce di quello che ha detto professor Caputi, la vostra facoltà di medicina resta una delle eccellenze dell'Università d'Annunzio, proprio per questo lavoro che state portando avanti anche in questo senso nel corso di questa emergenza. Sì, assolutamente, e naturalmente abbiamo avuto dei problemi riguardo all'effettuazione dei tirocini da parte dei nostri studenti presso le strutture sanitarie. Però è stato un momento brutto, adesso che si stanno calmando i contagi, diciamo, i ricoveri sicuramente a Chieti sono praticamente quasi annullati, potremo finalmente riportare anche in ospedale i nostri studenti sia dell'area medica che paramedica. A proposito degli studenti, dei professori, dei docenti, voi avevate attivato già da tempo attraverso la vostra facoltà di psicologia anche un servizio di sostegno psicologico per studenti e docenti? Sì, noi l'abbiamo attivato come servizio soprattutto a favore degli studenti, ma insomma alla fine diciamo che è un servizio in più, ma non c'è stata un'emergenza psicologica in questo periodo, se le dovessi dire, ecco. Vogliamo un attimo, professor Caputi, volgere anche lo sguardo, lei prima parlava di un ipotetico rientro degli studenti, almeno è questa la vostra volontà, degli studenti proprio qui in università a Chieti e a Pescara per settembre. State già pensando al prossimo autunno, perché ora ovviamente ci saranno gli esami, le sessioni di laurea in estate, poi ci sarà la pausa di agosto e poi da settembre si inizierà a guardare diciamo anche a quello che potrebbe essere il 2021. Ma guardi, io naturalmente questo in funzione delle indicazioni del Ministero dell'Università, però io sono per un anno misto dove gli studenti possono seguire sia in presenza che in teledidattica, in diretta in teledidattica, e magari conservare gli esami, le esercitazioni delle materie professionalizzanti e le tesi di laurea in presenza, cioè dare anche la possibilità allo studente che non può frequentare per qualche motivo o per emergenza ovviamente di poter seguire la teledidattica che eroghiamo, quindi noi vorremmo erogare contemporaneamente i due servizi, presenza e per teledidattica. Paolo, a proposito di teledidattica, i ragazzi, sì Andrea, sì. Io avevo una curiosità, l'unica al momento per quanto mi riguarda. Ecco, sulla questione tamponi, prima abbiamo sentito il rettore che insomma chiederà i tamponi, ecco, chi dovrà farli? Personale amministrativo, personale docente, e che risposta si aspetta dall'ASL? Perché l'argomento tamponi è un argomento sempre attuale e si parla sempre di grande difficoltà di poterli effettuare. Ecco, che risposta si aspetta e chi dovrebbe appunto farli? Allora, guardi, intanto al momento noi tamponi li analizziamo per conto della ASL, perché la precedenza va data sia al personale medico che paramedico delle ASL e ovviamente i pazienti ricoverati. E siccome abbiamo triplicato la possibilità di produzione di tamponi, di analisi, di produzione dei tamponi in questi giorni, comprando delle macchine nuove, potremmo soddisfare le richieste che ci vengono dal territorio e quindi fare dei centri, dei punti di prelievo del tampone e poi analizzarlo. I nostri docenti di genetica, la genetica è diretta dal professor Stuppia, si occupa di fare le analisi dei tamponi e di refertare i risultati. Paolo. Sì, allora ci avviamo a conclusione di questo collegamento. Io volevo chiederle proprio in chiusura, professor Caputi, prima diceva lei di questa teledidattica, volevo chiederle come i ragazzi hanno accolto questo nuovo modo, diciamo che è stato
in un certo senso obbligato di studio, di percorso di studio a distanza, e come li ha sentiti, come li ha visti in questi mesi i vostri studenti, come si sono comportati seppur a distanza in questo periodo di emergenza sanitaria? Benissimo, guardi, devo dire sono stati esemplari, si sono comportati davvero benissimo, hanno apprezzato molto gli sforzi fatti dall'università in poco tempo, perché noi non eravamo organizzati per questo tipo di didattica, e francamente hanno potuto magari apprezzare un po' di più il fatto che potevano registrarsi delle lezioni e risentirsele di nuovo, comunque hanno interagito con i docenti, devo dire si sono comportati in maniera esemplare sia nel seguire le lezioni che poi negli esami, anche nelle tesi di laurea, hanno capito che c'è un momento complicato. Del resto noi non potevamo fare e discriminare gli studenti residenti in regione e quelli che purtroppo in questo momento sono fuori regione e non possono rientrare, quindi siamo andati in modalità telematica per tutto.